Vivere il terzo settore è un progetto che si pone l'obiettivo di avvicinare gli studenti e le nuove generazioni al terzo settore come un ambito di formazione professionale. Quest'anno ci sono importanti novità. La prima è che gli studenti saranno coinvolti da subito nella stesura di un piano editoriale per gli enti, quindi cercare di raccontare, mettendosi nei panni del giornalista, quelle che sono le novità degli enti in cui faranno lo stage e allo stesso tempo che cosa può essere interessante per anche un pubblico più ampio, sia di studenti sia di altri enti del terzo settore. Oggi siamo qui alla sede del Sole 24 Ore, un momento fondamentale del nostro progetto perché si incontrano gli studenti con i professionisti del mondo della comunicazione e dell'informazione del Sole, si imparerà come si fa a comunicare con le nuove strumentazioni digitali, come si fa un articolo di giornale e come appunto ci si mette l'occhiale del giornalista per valorizzare la posizione di stage che si andrà a interpretare nei prossimi mesi. Io sono una giornalista del Sole 24 Ore e mi occupo di innovazione sociale. Con questo progetto Vivere il Terzo Settore avrete la possibilità di fare anche voi giornalisti in un certo modo, entrare negli enti del terzo settore, interrogare quelle realtà che sono organizzazioni non governative o che siano associazioni e raccontare dall'interno quello che accade. Vi invito a mettervi nelle lenti di chi interroga la realtà, di chi si pone le domande, di chi non si accontenta di restare in superficie ma vuole indagare la ricchezza di un settore che ha delle storie incredibili da raccontare che molto spesso non sa neanche di averle. Con questo progetto voi diventate i protagonisti e contribuite a sviluppare una narrazione diversa di una realtà spesso associata solo alla filantropia, solo al volontariato, quando invece è una realtà economica e sociale fondamentale per questo paese. Ho scelto di partecipare al progetto Vivere il Terzo Settore con la Fondazione I4 Impact. A settembre partirò per il Kenya, sono entusiasta ma anche curiosa. Ho scelto questo progetto perché credo fortemente che l'innovazione sociale possa essere uno strumento per veicolare la cooperazione. Sono Anna, ho studiato Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali in Università Cattolica e adesso sono stagista presso Mission Bambini. Sono molto felice di partecipare a questo progetto perché unisce proprio il mio desiderio di lavorare nel terzo settore e la mia passione per la comunicazione per i podcast che ho anche sviluppato grazie all'Università Cattolica.